lavorare già sulla testa è una cosa importante, soprattutto dal fatto che non deve avere la concezione della disperazione, deve avere un'autostima che è la cosa più bella, più importante, perché non dobbiamo parlare di disperazione, dobbiamo in un certo senso ritrovare l'autostima che è la cosa più importante, e che con la consapevolezza del lavoro di ritrovare poi la giusta, diciamo, il giusto equilibrio all'interno del campo. Hai perso una freccia, Giuliano Alma, che ha preferito andare altrove, hai gli uomini contati, è arrivato un ragazzo che tu conosci, Favero, è tornato Misale, l'organico quantomeno comincia a essere leggermente più completo. Ma io penso che il discorso di Alma sinceramente l'ho dimenticato, perché quando un giocatore va via è inutile ricordarlo, lo ricordiamo per quello che ha fatto di buono in questi anni a Gela, però se il ragazzo ha deciso di andare via o prendere altre strade, io sinceramente non entro in merito alla sua scelta, sono cose strettamente personali. Io penso a quelli che sono dentro lo spogliatoio, non quelli che sono andati via. Succede che domenica per noi è una partita importante, non ritengo che sia fondamentale, però è di un'importanza diciamo incredibile, anche per ritrovare se stessi, per ritrovare un morale, cioè sotto i tacchi. Io sto lavorando sia in campo che fuori dal campo solo ed esclusivamente per dare la carica giusta a questa squadra, insomma, di fare una grande partita domenica e dimostrare che veramente questi ragazzi sanno quello che fanno. Dal punto di vista tattico, ho detto una squadra che probabilmente non vi darà grandi spazi, anche il Castrovillo ha perso dei pezzi importanti, però qui al Presti, senza pubblico, tutti provano sempre a fare l'impresa. Sì, lo zoccolo duro è chiaro che viene a mancare, un giocatore a Gela che magari precedentemente era abituato a vedere 2.000-2.500 spettatori, 3.000, alle volte 4.000-5.000, io li ho visti, per cui li ho provati sulla mia pelle, che significa per me il tifoso gelese è l'unico trascinatore, anche in altre piazze dove ho lavorato, però l'entusiasmo che creano i tifosi qua è una cosa veramente incredibile, a livello motivazionale come adrenalina è impressionante, però è chiaro che per un giocatore che magari gioca in silenzio, perché poi è assordante il silenzio, no? Senza la forza trainante del pubblico, devo fare capire che per il momento non deve essere devastante sotto l'aspetto mentale.